Cristoforo Colombo è andato nel grande America e là lui ha trovato gli indiani, ammazzato e violentato, e poi lo ha mangiato il cibo buono indiano. Allora oggi facciamo il cibo indiano migliore. Metti il dito nel culo e il cazzo nell'indiano e poi mangiamo il cibo migliore indiano. Grazie Cristoforo Colombo. E oggi facciamo il cibo indiano per gli sporchi e schifosi. Se hai mangiato il cibo indiano, tu sai che la una cosa migliore di tutto è il pane di naan. E io ho fatto un pane di naan da solo, non ho il forno indiano, ma che cazzo, usi il forno a casa o vai nel forno di pizza o come cazzo si fa come un italiano. Una ciotola così, il lievito. Io uso il lievito fresco, questo qui, c'è pure questo nel polvero, però in Italia so che questo lievito fresco è famoso, usi questo e va bene. Un po' di zucchero, il latte, riscaldo il latte un po' nel micro, oppure usi il latte freddo, questo non fa niente, il lievito funziona pure quanto è freddo, ma si deve aspettare un po' più lungo, molto di più lungo. Io riscaldo un po', così, l'uovo, la farina, e io sempre dico usi il setacchio. E questo è vero quanto si fa i pane fin, quanto si fa, come si dice, questi cosi francesi, i dolcetti e le cose. Quanto si fa il pane? Non è così importante, ma fai come cazzo vuoi, ma però metti la farina. Questa è la farina tipo 00, come quella come si fa, come si usa per fare la pizza. Sei italiano, ma tu sai come cazzo si usa la farina, non devo dire. Yo-yo. Il yogurt è importante, perché il yogurt è un po' acido e buono e quello fa tutto. Questo è il segreto di fare il naan. Io uso il yogurt turco, si può usare il yogurt greco o quale yogurt vuoi, però usi questi che sono molto grassi, come questo di Grecia e Turchia. Molto grasso, yogurt molto grasso. Mescoliamo così, vedi? E se è troppo secco, metti un po' di più yogurt. E se è troppo liquido, metti un po' di più farina. E quanto hai una palla di pasta così, metti nel frigorifero. Se tu fai questo mangiare adesso e tu vuoi mangiare tra 2 ore, allora metti fuori. Ma se tu vuoi mangiare domani o tra 6-7 ore, allora metti la pasta nel frigorifero, e questo fa più buono. Se la pasta cresce lentamente, c'è un sapore meglio. Allora io metto qui, perché dobbiamo fare la marinata per i carne, e allora ci bisogna il tempo. Stai tranquillo, cazzo. E adesso facciamo il pollo. Per la marinata di pollo facciamo una marinata con cumino, curcuma, non lo so come si dice curcuma, ma c'è la curcuma, la cosa secchia come il polvere, ma c'è pure questa fresca. E tanti dicono che la curcuma non c'è un sapore, solo per il colore, e questo è quasi vero con quella secchia, ma la curcuma fresca c'è un buon sapore e un buon colore. Allora se tu trova quella fresca, ma va bene, polvere va bene pure. Se tu sei un porco che non vuoi fare le cose fresche, allora metti il polvere. Zenzero, aglio e chili
è la paprika, sai questo polvere di paprika? Si usano tanto in Ungheria, là si può scoppare, si può mangiare il goulash e tutto, e usano la paprika nella vagina e nel mangiare e tutto. Quello qui è un po' sfumato, e allora c'è un sapore migliore, ma se tu non hai questa paprika sfumata, allora va bene quella normale. E un po' di pepe nero, metti tutto qui, fa un polvero, compra il pepe nero fresco, no, voglio dire quello pepe nero che non è grattugiato già, perché il sapore diventi un po' di merda se tu non fai da solo. Fai come io, metti qui, fai così pure con il cumino, non compri cumino di polvere, metti qui, fai così e c'ha un sapore, un profumo fantastico. E un po' di succo di limone, il yogurt con tanto di grasso, come ho detto prima, questo è un yogurt turco, usi turco o greco, ma usi questo molto grasso. Non compra questi yogurt di merda nel negozio normale, quelli francesi o italiani o Danoni o che cazzo, come si chiamano, per i bambini. Compra quello buono, così, un po' di sale. E qui ho il tette di pollo, come si dice, quella parte sai, il tette di pollo, il polmone di cosa. Tagli così, e così hai i buoni pezzi di tette, e metti qui un po' di plastica, e nel frigorifero almeno tante ore. Come ho detto prima, metti il pane, il pasta di pane e il pollo qui per 10 ore e diventi buono. Fai ieri e mangia oggi. È ottimo così. E adesso hai toccato il pollo, i tette di pollo, e sei sporco e schifoso. Se tu vuoi la salmonella, allora non è un problema, tu puoi toccare tutto nella cucina e poi vai nel gabinetto, ma se tu vuoi diventare pulito, allora ti devo fare vedere come si lavi i mani. Prima metti l'acqua e tanto di sapone, così. E metti nel palmi, così, tutti i mani, pure qui. E sei pronto? No, non sei pronto, perché sei sporco. Allora, metti i ditti così, lavi, poi i ditti così, lavi. E adesso metti insieme i palmi e i ditti così, e là, e vedi. E adesso chiudi i mani e metti i ditti dentro così, e vai sopra e giù, come si masturbano. Sei pronto? No, ancora non sei pronto, stai tranquillo. Qui è sporco, allora metti il dito grande, non lo so come si dice dito grande in italiano, dentro la mano così, e gira, e così gira. Adesso questa parte qui nel palmone, non sei pronto, perché questa parte qui, la parte concava o convexa o domesticata, come si dice, sempre domenico questa, ma qui si deve lavare così. Adesso sei quasi pronto. Sotto l'acqua prendi un toalino, una carta pulita, così. E adesso non tocca la merda dove tutti hanno toccato e dove è brutto, c'è i batteri e le cose. Chiudi l'acqua e guarda, si pulito. E adesso facciamo il sugo. E il sugo, il basso del sugo è il sugo di pomodoro. Allora, aglio, il zenzero, così, zenzero e aglio. E poi metti il cumino e il peperoncino e la paprika e tutto. E questo qui non mi ricordo il nome, come sempre in italiano. Sai, tutte queste cose che hai usato per il... la marinata è la stessa cosa qui, con un po' di burro, tanto di burro, e per un minuto, due minuti nella padella calda, così, profumo è fantastico e tutti siamo contenti.
e poi metti la salsa di pomodoro, il pomodoro passato, così, passata di pomodoro si dice in italiano, così, e mescoliamo mentre il burro è tutto così, e vedi che bello è. E adesso vogliamo reduciare un po', riduciamo un po', più o meno 20% di meno dall'acqua vogliamo qui. Allora senza la coperta così, e poi dopo più o meno 20 minuti metti la panna, il sale, un po' di zucchero e poi assaggia. Se bisogna più sale metti un po' di più sale, se bisogna meno di sale allora sei fattuto perché non hai assaggiato e adesso non c'è tempo, non è possibile fare qualcosa. Qualcuno ha detto che si può mettere una patata e la patata prendi il sale, ma questo non è vero, non funziona, ho provato, se tu metti troppo sale sei fattuta. Allora sempre assaggia, è meglio così. E adesso facciamo il pollo. Riscaldi il forno del 185 gradi di Celsius. Prendi il pollo, tanto di burro nella padella, così. Aggiungere il pollo nella padella. E non si deve rimuovere il sugo e la cosa, il yogurt. Metti così, e un termometro. E quando l'intero a 75 gradi di Celsius è pronto, non si deve aspettare troppo con il pollo. Qualcuno metti per un'ora perché siete paura, come si dice, hanno paura, e poi c'è una carta, una minchiezza di merda, e che cazzo hai fatto, basta, usi un termometro, quando hai 75 gradi è pronto, è gustoso, è buono e tutti siamo contenti, o no? E dopo, non lo so, più o meno 30 minuti, che cazzo so io, quanto a 75 gradi qui è pronto e vedi qui che bello è, guarda, non è secco come mio culo, è buono, è così, non è come la vagina dei vecchi che non può scoprire, pure i vecchi, no, ma questo non è vero, pure i vecchi hanno i vagini buone, se loro vedono una che è bella, che cazzo, pure i vecchi scoppano, ma va bene, ma così, ma guarda, sono bianco, non c'è niente, non c'è il sapore di grillato, non c'è un sapore grillato, ma questo non è un problema, non è un problema. Metti una padella caldissima con un po' di olio e basta, ma io voglio fare così perché mi piace il fuoco, allora uso questo qui e guarda, adesso è meglio così, c'è un buon colore, un buon sapore quasi grillato, così. E adesso siamo quasi pronto, ma la ultima cosa che dobbiamo fare il pane, allora metti il forno nel 250 gradi, pure di più, se tu hai un forno più forte, usi la temperatura più alta di tutte. Sai come si fa la pizza buona? Metti un tanto di gradi così e metti una padella dentro, e quando la padella e il forno è caldissimo prendi una palla di pasta così, un po' di farina e così, vedi, e fina e metti nella padella caldissima e metti nel forno, e dopo più o meno 2 minuti, forse pure 1 minuto, tu devi stare attento, cazzo. E senti, questo si fa nell'ultimo, perché vogliamo il pane freschissimo dal forno. Allora, presto, vai, metti il sugo o salsa, non lo so qual è la differenza di un sugo e una salsa, ma metti qui il pollo buonissimo, il coriandolo fresco, e se non ti piace il coriandolo, perché lo so che se ci sono questi che non piacciono, allora metti il prezzemolo o qualcosa, ma metti così, un po' di sale nel pollo, e esattamente adesso il buon pane è pronto e serviamo, ma vaffanculo!
che buono è, ma cazzo di porco di Dio di italiani di merda che non scopano e non fattono i pompini e le cose. È così buono, è così indiano, non è indiano, è quello è di Inghilterra, ma che cazzo mi frega, è buonissimo e si mangia e si... io non lo so come cazzo voglio dire, perché il mio italiano non è buonissimo, però sono contento perché è così buono, questo voglio dire. E adesso vado nel Tinder e masturbo e basta, e forse vengono una ragazza nel casa mia, vediamo se faccio questo mangiare e lavo i mani e poi forse possiamo scoppare, che cazzo so io. E se no, allora ho fatto un buon cibo e posso mangiare da solo. Vai, vaffanculo, basta, ciao. Zio, aspetta, voglio dire una cosa. Sai dove, quanto domandato i domande importanti, il risolto c'è nel link nella descrizione. Per esempio, la maggiorità usi la carta per il gabinetto, mettano così, non mettano così, perché non siete stupidi. La maggiorità fai la pulizia del culo quanto si sedi, non si fa in un altro modo. Ma tutto questo c'è nel link nella descrizione. E voglio dire una cosa importantissima. C'è quelli che hanno pagato un po', e voglio dire che questi sono i eroi di Food Emperor. Andrea, Gabriele, Angelo ha pagato, Pier Mossini e Gabriele Lucchi, o Lucci, non lo so con cazzo si dice, grazie tanto, quelli hanno pagato nel Patreon. Ma adesso c'è un modo più semplice, c'è un link nel descrizione per Tipi, e nel Tipi si può mandare i soldi a me, perché io non ho i soldi, sono povero adesso, e se tu vuoi dare per esempio 5.000 euro, io sono contento. Si può cliccare qui, si può mandare 5.000 euro, e per questo io ti mando un messaggio nell'email dove scrivo grazie. Nacional.